Una mostra importante qui nel comune di Rimini che lega non solo due città ma anche due artisti importanti che hanno segnato questo territorio. Sì, il tema del doppio e quindi due artisti, il confronto e il dialogo, ma anche il doppio delle due sezioni della mostra è in qualche modo abbracciato dal titolo stesso, che è La disciplina della carne, che è un titolo in qualche modo che tiene l'ossimoro, perché appunto c'è una parte di tecnica sopraffina che appartiene ad entrambi gli artisti, ma anche il bisogno di sbarazzarsi di questa capacità pittorica e questa imprendibilità della carne. La carne è un'ossessione in realtà che attraversa il lavoro di entrambi gli artisti in maniere differenti, perché l'accostamento è veramente un accostamento incongruente e quasi impossibile per certi versi, però la mostra gioca proprio a svelare delle affinità elettive, delle sintonie tra i due modi di operare degli artisti, che sono lontani nel tempo, di generazioni differenti, ma in qualche modo messi al presente, perché i dipinti di Moreni sono tuttora vivi, violenti e capaci ancora di ferire. Una pista sotterranea è quella in realtà di una tesi che Nicola Samori ha fatto su Mattia Moreni, ma questo è davvero un dettaglio, perché l'incastro tra le due visioni è davvero fertile e felice nelle due sezioni della mostra. Due sezioni che sono molto differenti tra loro, perché non volevamo replicare appunto una versione in miniatura e una più grande tra Cotignola e Rimini, ma sono differenziate da una scelta anche di pezzi e di accostamenti molto differenti. A Cotignola lavoriamo soprattutto sul volto e quindi sui celebri autoritratti di Moreni e sui volti scorticati di Nicola Samori, mentre qui a Rimini naturalmente apriamo a delle opere di più grandi dimensioni, soprattutto la parte delle angurie, i cartelli e quindi anche la parte che Moreni ha dipinto a San Giacomo quando teneva lo studio nelle campagne di Russi, le campagne ravennate. E insieme a Massimo Polini ho appunto curato questo accostamento. Una cura in realtà che si è avvalsa anche della collaborazione di Nicola Samori, perché non è stato in questo caso solamente un artista, ma la scelta dei pezzi è avvenuta, come dire, concordata con visite scoperte nelle collezioni private, in altri luoghi.